Giù il sipario dall'undicesima edizione della Festa della Luce, evento promosso da Visit Presolana e dal Comune di Castione. Così, lungo le vie Donizetti e Fantoni, in momenti di grande suggestione si sono alternati sotto un cielo stellato gli artisti di strada, trampolieri, spettacoli di luce e fuoco, a calamitare le attenzioni dei tanti accorsi per l'occasione. Qui a Castione della Presolana è un'estate davvero di fuoco, 2022 è l'estate della ripartenza, un sacco di eventi, ritorna anche la Festa della Luce. Siamo all'undicesima edizione di questa festa longeva qui nel centro di Bratto d'Orga, via Donizetti, via Fantoni, e un sacco di spettacoli davvero, proprio il tema della luce, ricominciare proprio dalla natura, dalle piccole cose, un sacco di artisti di strada, spettacoli col fuoco, mimo, giocoleria comica, proprio un sacco di eventi qui all'ombra della Presolana. Ora lo sguardo è rivolto a sabato 6 e domenica 7 agosto, quando nell'incantevole borgo di Rusio andrà in scena la Contea delle Streghe. Dopo questa subito un altro grandissimo appuntamento, il 6 e 7 di agosto vi aspettiamo tutti nel fantastico borgo di Rusio. Per chi non lo conosce, è proprio una perla all'interno del comune di Castione della Presolana, un piccolo borgo tenuto benissimo dagli abitanti, un borgo del 600. Nel quale si svolgerà questa bellissima festa, la seconda edizione, la Festa delle Streghe. Qui troverete lo Striga Market, un mercatino a tema, appunto, con poi dal pomeriggio, dalle ore 15, laboratori a tema per bambini, laboratori a tema per adulti, spettacoli e un sacco di sorprese dedicate appunto al mondo delle streghe, sia sabato 6 che domenica 7. Grande conclusione la domenica 7 alle 21 con lo spettacolo del fuoco. Lo spettacolo del fuoco ci sarà però anche sabato con una sorpresa, non sarà il classico spettacolo di fuoco, ma sarà giocoleria equestre, quindi una magia all'interno proprio già di un borgo che di per sé è fantastico. Il bello proprio di questo evento che abbiamo voluto inserire in quel contesto è che appunto la strada non è facilmente accessibile, ecco, con le macchine in una situazione appunto dove tante persone vogliono recarsi al borgo. Quindi il consiglio è quello proprio di lasciare l'auto nei parcheggi di Castione Paese e di fare una bella passeggiata proprio per mettervi già nel clima di questa bellissima festa.